Thank you very much. Grazie Massimo. Adesso do la parola a Lucien Domè. Allora, buonasera. Innanzitutto voglio ringraziare anch'io la Filcams e tutti i partner che hanno contribuito al progetto, appunto a questo progetto europeo SeaFost, che in questo consesso presentano davvero un progetto interessante, ben illustrato da chi mi ha preceduto e che già dal titolo ne evidenzia l'importanza del tema che vuole affrontare, per l'appunto parti sociali insieme nella lotta allo sfruttamento sessuale a danni dei minori nel turismo. Un titolo carico di significato, e gli interventi che mi hanno preceduto hanno ben spiegato come e perché il turismo sessuale dei minori sia un male sociale che va combattuto, essendo il terzo traffico illegale per ordine di importanza dopo la droga e le armi, a tal punto da essere considerato un fenomeno di rilevanza mondiale. Quindi un tipo di turismo con gravissime conseguenze sociali e culturali, sia nei paesi d'origine sia in quelli di destinazione, particolarmente in quelle situazioni ove si sfruttano le disuguaglianze di sesso, di età, condizione sociale ed economica riguardante le popolazioni delle mete turistiche. Condivido il fatto che la bilateralità possa e deve rafforzare il proprio ruolo in materia di protezione sociale, e sono convinta che la qualità del sostegno sociale e istituzionale offerto alle parti sociali contribuisce verosimilmente un fattore determinante in virtù della loro diretta conoscenza del settore e delle dinamiche che ruotano attorno ad esso. Ritengo quindi che le parti sociali siano propriamente in grado di contribuire concretamente alla lotta del fenomeno. Quale rappresentante dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, ho il compito di illustrare le iniziative e le esperienze realizzate dell'ente, precisando che il mio intervento prenderà in considerazione solo i primi 4 report prodotti dall'Osservatorio, in quanto il 5° report verrà illustrato domani dal dottor Stefano Lanti, presidente dell'Istituto SLA, che cura per noi l'Osservatorio. Soprattutto tengo a precisare che l'ente bilaterale è un organismo paritetico costituito nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Esso costituisce uno strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro del turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. Tra le diverse attività che svolge, ha il compito di promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, e di fatto ha costituito diversi osservatori utili al settore, tra cui l'Osservatorio Nazionale relativo all'applicazione della legge 269 del 98 e del codice di condotta recepito il 19 luglio del 2003 nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'appunto del turismo. Come anticipava Guglielmi nella sua presentazione, l'Osservatorio si è costituito nel 2009 e negli anni si è fortemente evoluto. Il primo report è stato creato con l'obiettivo di monitorare l'impatto delle azioni messe in campo in Italia per contrastare il fenomeno del turismo sessuale a danno dei minori. Si è per questo incentrato sulle tematiche, applicando il campo di indagine verso l'universo dei tour operator italiani. Il risultato ha evidenziato alcune problematiche irrisolte, tra le quali si evince particolarmente una scarsa applicazione dell'obbligo di legge che prevede di comunicare ai clienti l'avvertenza che la legge italiana punisce i reati inerenti alla prostituzione minorile anche se commessi all'estero. Il secondo report ha aggiornato la rilevazione dei dati e li ha estesi al confronto internazionale.
ed i risultati dell'annualità del 2010 hanno mostrato segni positivi, salvo alcune considerazioni specifiche riferite ad alcune nazioni europee. Il terzo report, relativo al 2011, ha effettuato un ulteriore tipo di estensione, allargando il campo di visuale ad altri soggetti della filiera di viaggi e del turismo, prendendo in esame anche le compagnie aeree, le catene alberghiere e le società di gestione aeroportuale. Lo scenario che si è registrato ha evidenziato un dato sconfortante, dovuto all'atteggiamento rilevato nel contatto e nel tentativo delle interviste, dove la grande maggioranza dei soggetti interpellati, infatti, hanno motivato il proprio silenzio con asserite politiche aziendali, le quali non consentirebbero di trattare questi temi, evidenziando che non esiste a livello di sistema una responsabilità sociale degna di questo nome. Il quarto report, riguardante il 2012, ha sviluppato l'indagine prendendo in considerazione l'insieme dei Paesi membri dell'Unione Europea e ha preso come riferimento le normative, le azioni, i progetti e i programmi dei singoli Stati, analizzando in particolare il loro modo di comunicare e promuovere le destinazioni sui cataloghi, sui siti e sui portali internet, rilevando anche il loro modo di relazionarsi verso il cliente. La fotografia che ne è scaturita risulta inedita e molto interessante, consente tra l'altro anche la possibilità di stirare una classifica dei paesi europei che ne descrivono il loro livello di azione e di attenzione al riguardo. Possiamo dire che i dati dell'osservatorio confermano che l'Italia riveste una posizione di primo piano per quanto concerne la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori. Siamo per questo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del progetto SeaFost, mettendo a disposizione una quantità rilevante di informazioni e dati raccolti negli anni. Ritengo che l'ente bilaterale nazionale del turismo possa avere non solo un ruolo importante nella promozione di un turismo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti, ma che abbia il dovere di rafforzare la consapevolezza in merito a questa problematica verso tutti gli operatori del settore. Le parti sociali in quest'ottica possono adottare strategie comuni e ulteriori misure di prevenzione del fenomeno. Chiudo questo mio intervento auspicando che tutti gli operatori pubblici e privati a livello europeo considerino la lotta contro la prostituzione dei minori, la pedopornografia, la tratta di minori a scopo sessuale come una questione che rientri nella responsabilità sociale delle imprese. Per questo credo sia indispensabile l'adozione di un codice di condotta, così come illustrava nella sua introduzione la dottoressa Bors della Commissione europea, rispetto anche a quello che praticamente dice la direttiva europea citata oggi qui del 2011 e anche rispetto alle ultime cose poste da Frattini, quale strumento di responsabilità sociale d'impresa per l'industria turistica, in quanto consente attraverso l'applicazione dei suoi criteri fondamentali di combattere efficacemente lo sfruttamento dei minori. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e davvero auguro un buon lavoro a tutti e spero davvero, insomma, che possa essere un lavoro di continuità per la particolarità che oggi stiamo discutendo, che non è di poco conto. Very, very interesting. Thank you. You have the floor. Molto interessante, Andrei, hai la parola.